Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente la lag sembra un po' passata, ma non del tutto. E a me serve un energy manipulator, ragazzi. Si comincia subito a lavorare, bando alle ciance, ragazzi, perché devo spingere in questa serie, ragazzi. Voglio cominciare a craftare macchinari ed imperrutto. Mi serve un export e un import. Craftare macchinari, vabbè, fra molte virgolette, perché devo solo andare molto più avanti, molto rapidamente, molto avanti, avanti, rapido. Devo andare il piano di sotto. Allora, colleghiamo questo Energy Manipulator. Ci mettiamo un bel export di qua, un import di qua. Mettiamo che importa solo Nether Quartz a stack. Mettiamo il Nether Quartz e mettiamo sotto un po' di Diamonds, in modo che li sdoppia. Boh. Nether Quartz in arrivo, ragazzi. Sì, ero un po' a corto di Nether Quartz, come potete vedere dal monitor. Adesso è leggermente in aumento. Ne avevo tipo 20, adesso sta a 1200, 1300, 1400, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2003, 2004. Insomma, avete capito come aumenta il Nether Quartz. E vediamo un po' a livello di materiale. Ah, ragazzi, un'altra cosa un po' particolare. Ho collegato, purtroppo, a mio malgrado, ragazzi, notizia, mi dispiace, ragazzi, è successa una cosa terribile che sinceramente io volevo dirvi, mi dispiace. Ragazzi, ho attaccato un secondo Query Plus. Insomma, era questa notizia brutta. Sì, c'ho due Query Plus che girano, ragazzi. È tipo una cosa assurda. Sta esplodendo l'ME. Cioè, non c'è tanta roba che arriva. De più, se dicessi che arriva tanta roba, sarebbe tipo un diminutivo grave. E mi servono dei cable. Dei cable perché? Non so se avete notato, ragazzi, che adesso il wireless arriva fino qui, eh. Gli upgrade si sentono, è che l'ho cambiato la config. Mi servono dei fluid import, perché devo importare i fluidi da qui. 3, 4, mettiamo 5, mettiamo dei tank, della bullcraft, ne mettiamo un bel po', perché ragazzi, perché magari può succedere che l'acqua arrivi più velocemente di quanta acqua può entrare all'interno di un tank. Io sinceramente non so se può veramente accadere, adesso ci proviamo. Vediamo, ragazzi, praticamente se io collego un tank qua, vedete, entra un tot acqua. Se ne collego tre, entra tot acqua in tutti e tre, vedete. In teoria l'acqua si splitta, quindi se io metto 3 import, via. Triplo import, tipo un triplo Kaioken, capito come? Però la questione è che volevo farlo solo con l'acqua. Volevo farlo solo con l'acqua, ma a quanto pare è sorto un piccolo problema. I tank della lava si sono riempiti, i tank del petrolio si sono riempiti di nuovo e le raffinerie stanno lavorando al massimo e il tank del fuel è pieno. È tutto pieno, ragazzi. I tank non posso più utilizzarli. Mi spiace, volevo fare entrambi, ma io non so più come cazzo fare, ragazzi. Devo spingere pesantemente con l'ME. I tank magari posso anche lasciarli lì, ma quella roba rimarrà a stagnare lì perché non la userò mai, capito come, ragazzi? Cioè, alla fine che ci faccio? Sta lì a ristagnare, veramente, proprio. Non so veramente che farci. Vabbè, andiamo a vedere un po' in casa il livello dell'acqua, come sale all'interno della nostra ME. Sono proprio curioso, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Siamo a 1 milione di acqua. Un chilo bucket, no, sì, un chilo bucket è 1 milione. Sono 1 milione di acqua? Di già? Ok, in quanto? Pochissimo tempo. No, aspettate. Che razza di bug è? Ma lo vedete la lei che se io metto il mouse sopra l'acqua, le ombre e gli oggetti si invertono, la ombra va sopra? Perché? Cos'è questo bug strano? Oh mio Dio! Ok, un bug stranissimo, ragazzi. E dato il fatto che abbiamo i liquidi nell'ME, perché non usiamo i fluid monitor? Sarebbe una carinissima idea. Andiamo su extra shells. Facciamo un po' di fluid monitors. Che gli manca? Fluid lava emitter, vabbè, li posso fare se non sbaglio, sì. E poi mi servono anche dei covered cable. Vediamo quanta lana ho. Wool, 859. Se faccio una farm di pecore. Mamma mia, lampo di genio, 2, 3, 4, 5, ok. Faremo una farm di pecore, ragazzi. Non verrà a tardare alla farm di pecore. Mentre io da. Sì, certo, sì, io li sto a mettere così, guarda. Dai, ma per favore, ma che cosa è quella cosa orribile? Dai, ma perché? No, dai, oh, ma che stiamo scherzando? Aspetta, vediamo se metto qualcosa dietro. Ok, così va. Ok, devo mettere qualcosa dietro per rendere operativi. Cioè, gli metto un oggetto dietro e poi li schiaffo contro l'oggetto. Ok, ora va. Ora, a differenza degli altri blocchi, premendo shift non va, non so perché va. Allora. Very nice, no? Ok, allora, vediamo qui. Ah, notare che ho ripetuto di nuovo, very nice. Mi servono dei bucket. Dei bucket, ragazzi, perché devo mettere i filtri nei monitor. Quindi mi serve acqua, lava, poi che altri liquidi ho? Petrolio, giusto? Che c'ho dentro sta M, mica mi ricordo. Petrolio e sewage, che dovrei avere anche quello. Allora, mettiamo l'acqua. Mettiamo il lava. Oddio, quanto si vede brutto. Mamma mia, pensavo si vedesse meglio. Mamma mia, che orribile. E non me li fa nemmeno lockare. Oddio, pensavo meglio. Che schifo, che schifio. Ok, via. Via. E via.
E mi serve un secchio di questo sewage, no, di acqua, di sewage. Bravo, 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 bravo. Sewage, prendi, mi serve niente, no, devi svuotare adesso, non devi riempire. Ok, svuota, svuota, nice. No, perché mi ha preso di acqua? No, era di... ma porca... Ma che fa? Ma questa è la... Ah, questa è la lag che si fa risentire, ragazzi, purtroppo, eh sì. Sto ancora laggando un pochettino, non tanto, ma laggo. Giusto un pochino. Ok, ah, mettiamo anche il sewage, abbiamo 78 bucket. Vabbè, non si legge nemmeno, ragazzi, che bruttezza, orribile. Ma c'è un modo per cambiare questa interfaccia, tipo... No, no, ma dai, ma no, ma per favore, porca... Ma perché? Ma che ho fatto di male io? Ma cosa ho fatto? Svuota su bucket, va. E mettila là. Ok. 1 milione di là. Nice. Ok, ragazzi, andiamo a vedere il nostro fluid import qui che sta facendo. Lì c'era un tank per terra. Sta importando, sì, abbastanza bene. L'unica cosa che vorrei fare è scollegare. Che dico? Scollego dai tank? Mando direttamente l'acqua dentro? Ma sì, scolleghiamo, va. Fine dei giochi. Tutto nell'ME. Lo so, ragazzi. Era bello questo impianto con liquid router. Guardate che bello che era. Era veramente carino. Vabbè, purtroppo la ME, ragazzi, sorpassa di gran lunga queste cose a livello di impianti. La questione è che la casa è enorme, capito, ragazzi? Se avessi una casa normale, dico, sai, una casa normale, produco un po', mi serve un po' d'acqua, un po' di materiali, ma ho 200k di copper ore, capito? Cioè, non è che sto, capito? Cioè, non so se vorrei rendere la cosa, cioè, i numeri che vedete qui dentro, lo so, non sono così enormi quanto pensate, ma sono parecchio, sinceramente per me sono parecchio. Sì, vediamo qui un po' di numeretti. Vabbè, pensavo meglio. Ok, adesso che fare? Che fare? Devo andare a... Che cazzo? Guardare, guarda i blocchi che fanno ombra. Che figata, ragazzi. Guardate l'ombra sulla piramide. Dicevo, che cazzo sono quei blocchi ombra? Lol, che strano. Devo andare a utilizzare, sì, dicevo, i Quantum Link Generator. Vediamo un po', dovrei avere dei Quantum... Ok. Devo fare 16 di questi. 16, begin. E 2 di questi. 2, begin. Ok, li sta craftando. Ci vorrà un po', ovviamente, immagino. Ci vorrà un po', ragazzi, ci vuole un po' di pazienza. Crafto quelli perché? Perché devo fare il prossimo collegamento, ragazzi. Il prossimo collegamento, che non sarà nemmeno l'ultimo, sarà solo il prossimo, ragazzi, perché l'ultimo è molto lontano. Prima che arriverà l'ultimo collegamento, ragazzi, non so quanti episodi passeranno. Perché devo collegare insieme tutte le sezioni di casa e fare un'unica enorme ME super avanzata. Quindi dicevo, Quantum 16, nice, ho tutto quello che mi serve. Guardate quanti quantum entangled singolari, non so se l'avete notati, ragazzi, ne ho craftati un po', si vede. Ho scoperto una cosa molto vantaggiosa, che praticamente con una TNT potete fare tutte le singularity che volete. Basta buttarle tutte insieme alla Enderpearl e potete fare tutte le singularity che volete. Ecco, il classico bug, ragazzi, si ripresenta da noi. Grazie bug di merda per averci rovinato di nuovo l'episodio. Oh, grazie. Troppo gentile. E colleghiamo con i cable. E voilà. Ok, adesso ci servono il wireless access terminal con gli upgrade, che 16 non bastano, ne voglio molti di più. Adesso andiamo subito a craftare. Si chiamano wireless qualcosa. Wireless booster. No, non sto craftando. Qui devo craftare wireless booster. Boostano tutto. Papam, uno stack. Non so sinceramente perché l'ho craftato, alla fine non mi servono là. Vabbè, li crafto lo stesso. Ok, Quantum Link Chamber, l'unica cosa che gli manca è una Resonant Energy Cell per essere rifornito di energia. E basta. Wireless, questo ne prendo uno solo. E mi mancano niente, perché accedo direttamente da di là, ragazzi. Ci vediamo fra pochissimo alla zona mucche. Eccomi qua, ragazzi, nella zona mucche faccio quasi 0 FPS, veramente una lag disumana. Guardate quanti cazzo di maiali e quante cazzo di mucche, ragazzi. E quanto schifo c'è qua dentro, tutto impallato. 2000 pink slime. Oh mio Dio, ragazzi, ma pensate che sia da quant'è che sta producendo questa roba che io non sto raccogliendo. E sinceramente un po' mi dispiace. Allora, come risolvere tutto? Ciao, ragazzi, dobbiamo tutto schiattare. Madonna, ragazzi, non potete capire quanto sto laggando. È allucinante. Io sinceramente non vorrei registrare qui, ma devo. In qualche modo devo bloccare queste cazzo di mucche. Non posso. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Guardate che figata come funzionano però le super pipe. Dai, che arriva la carota. È troppo bello. Aia, che cazzo sei, zombino di merda. Allora, sì, vabbè, si moltiplicano. No. Allora, dicevo, devo importare questi fluidi, quindi mi serve un Quantum Link. Quindi prendiamo questo chunk loader. Questo chunk loader, sì. Adesso il zoom me la prendo. Allora, prendiamo il chunk loader, lo spostiamo leggermente, ragazzi, tanto non cambia nulla. Il chunk lo carica comunque. E uccidiamo questo scheletro anche. Fanculo, ok. Ucciso lo scheletro e buttata la freccia, cominciamo a costruire il nostro quantum coso, che potrei metterlo qui come potrei metterlo sopra. Sinceramente sarebbe meglio metterlo sopra. Anzi, non sarebbe una malvagissima idea metterlo qui a parete, eh? Mettiamolo qui, dai.
Mettiamo la batteria con l'output arancione sopra. Madonna quanto laggo! Mi si aprono anche lentamente le interfacce dei macchinari. E ci metto i miei Quantum Entangled. Cazzi, nice. Lo riempio. No, non ho messo l'altro a casa. Sono stronzo, sono. Non l'ho collegato. Cioè, quindi adesso qui non arriva il collegamento. E metto i wireless booster all'interno. Ragazzi, questo Quantum Link Field, Quantum Field Ring, per chi non lo conosce, un macchinario, vedete che si compone così, con quei 4 blocchi, quegli 8 blocchi che vi ho fatto vedere, più questo centrale, che vi ha riempito con questo qui, ragazzi. Se non sapete come fare il Quantum Entangle singolare, ti andate a vedere l'episodio in cui l'ho fatto. Poi ci collego un wireless access point con i booster, in modo che arrivo più lontano e dovrei poter accedere all'ME, ma non ho segnale. Perché? Perché sono stronzo, non ho messo questo a casa. Perché questi si collegano, ragazzi. Metto uno qui, uno di là e si collega con quello di casa. Solo che io sono stronzo e non l'ho collegato, perché sono un pezzo di me, stronzo bastardo. Ok, vediamo se funziona. Sì, collegato. Nice, nice, collegato. Collegato. Allora, cable, mi servono gli ME cable, ne crafto altri 128, ragazzi. Ricordate, nello scorso ho detto che ne usate 128, ne sto usando altri. Ma che problemi ho? C'è qualcosa di serio che non va qui, ragazzi. E poi perché non mi sta craftando? Ok, li sta craftando. Si vede che sta polverizzando qualcosa, sinceramente non so cosa. Ok, devo collegare le mie farm. Quindi è qui. Devo portare giù un cavetto che abbia due import. Madonna, ragazzi, non potete capire quanto sto laggando qui. Tutti sti maiali e ste mucche che fanno casino. Ok, import fluidi. Import pesante. Per la precisione così, nice. Anche qui. Ok, e questo cavetto lo porto su in questo modo. Ok. Vado a collegare tutto con l'impianto, dovrebbe importare immediatamente i fluidi nello stesso istante in cui collego. Vediamo un po'. No, così. Ok, ha importato la cacca, ma il pink slime no. Why? Perché non sta importando il pink slime? Non lo sappiamo e penso non lo sapremo mai. Levati dal cazzo, maiale di merda. Fate danni. Oddio, fate danni, oddio, fate danni, oddio, fate danni. Uccidi, 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 uccidi
Basta, basta. Fermi. Merda, merda, merda. Merda, 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 merda. Ok. Sì, vabbè, dai, ciao. Qualcun altro? No, no, con comodo. Devo capire perché non mi importa più che slime. Forse devo mettere l'import sul lato. Vediamo subito. No. Non mi importa. Ah! Ah! Ho capito perché. Ah, 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 ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito perché sono stronzo io e perché sono stronzo, ragazzi. Sono stronzo, me lo merito, sono stronzo, si merita tutto questo, ragazzi. Si merita tutti i maiali in giro, si merita che l'impianto non funziona perché uno è stronzo inside. Mi sta proprio bene. Fanculo, guarda quanti sosi. Vabbè, con tutta sta lag poi quando li uccido. Va bene. Bene, i maiali alla riscosta. Pure stanno crescendo anche. Ma porca. Ma che siano tutti da macellare nella macellatrice. Lo sapete perché non sta importando, ragazzi? Voi direte, ma cosa? Dicelo, no, dicelo, stronzo! Sono stronzo, per questo non lo dico. Non è stronzo, è stronzo. No, ragazzi, semplicemente i dischi dei liquidi, a differenza dei dischi dei solidi, non portano 64 diversi, portano 5 diversi. E io ho già 5 liquidi nella me e non ho un pezzo di staccione da qui, perché? Stanno fuggendo tutti! Basta! Rientrate dentro, bastardi! E a vedere, cazzo. Ho fatto un casino, ragazzi. Ho tolto tutti gli adulti. Ora senza adulti non si può più fare niente. Via, stacco tutto ormai. Stacco, spacco. Oh, ve levate dalle palle. No, non ce la faccio più. Hai rotto il cazzo, maiale di merda. Basta. Via. Tutto, spacco, basta. Pure la logistica. Hai rotto tutte le palle. Via. Finita la pazienza. Anche tu. Dove stai? Che pensi? Di scappare solo perché stai lì? Ma sei morto pure te, eh? Sì, guardami, sto cazzo, guarda. Basta. Finita la pazienza. Ok, ci manca la lag di connessione, la lag di FPS perché siete troppi. E fanno come cazzo gli pare. E basta, no? Cioè, non... Ok, ok, dopo un po' la pazienza finisce, no? Voi che dite? Sì, sì, guardami, guardami, sei morto. Guardami, bravo. Ok, devo dire a questo affare di smetterla di trasportare i bambini, perché sono rimasto senza maiali. No, muovi un cazzo. No, muovi, no. Devo ruotarlo, anzi. Meglio lo ruoto. Ok, ruotato. Ora dovrebbe riportare tutti i maialini di là. Vediamo un po'. Vai maialini, tornate a casa. Bravi, andate a crescere. E qui sotto manca un pezzo, non so perché. Marble, 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 marble. Manca un pezzetto di marble. Ok. Quindi voi mi state dicendo che tutti i maiali stavano cadendo lì sotto nel buco? Ah no, l'ho sfasciato io adesso perché laggavo. Bene. Molto bene. Mi fa molto piacere questa cosa. Allora, rimettiamo il fluid import. Così smettiamo di fare il macello.
E mettiamo gli export qui invece, quindi mi servono gli export bus, mi servono esattamente due e mi servono anche dei cable. Per ora ragazzi, nella parte sopra lasciamo ancora logistiche che poi andremo a modificare in futuro magari. Per ora non mi interessa. Ok, mettiamo qui. Qui colleghiamo con l'impianto semplicemente e mettiamo che portano uno wheat e uno carote. Quindi wheat e carrot. Guardate quante carote e quanto grano abbiamo. Ok, potrei fare anche gli impianti di crescita automatica, ma sinceramente non mi interessa più di tanto ragazzi, perché non mi interessa più di tanto. Che cavolo. Ok, vediamo un po'. Bene, più pieno. Anche qui sarà in piano. GG ragazzi. Ok, facciamo accoppiare. Sì, guardiamo se accoppiano questi in massa. Accoppiamenti di massa. Magari è un'orgia. Mamma mia, pure le mucche. Mamma mia, GG. Ok ragazzi, me ne torno a casa e vado a mettere il nuovo disco per importare questa cacca slime. Che ha importato? E lì no. Ah, perché qui l'ho rotto, non l'ha importato. Cazzo. Vado a casa, vado a casa. Ok, allora, io avevo 64k fluid. No, no, questo, sei qui, devi scrivere 64. Ok, eccoli qui, che erano in sospeso, e li mettiamo subito all'interno. Vedete ragazzi, a 5 su 5, adesso questo 1 che sarebbe là. Ah, ok, ho sbagliato. Oddio, qui come sale la quantità ragazzi. Devo andare a esportare l'acqua nella cosa. Vediamo come i dischi si stanno riempiendo piano piano ragazzi. Io voglio fare il 16 milioni storage, 16 megabyte ragazzi, 16 milioni di byte. Di byte, scusate. Ok, vado, provo, 3, 2, 1, begin. Vediamo che cazzo succede ragazzi, non lo so, potrebbe esplodere tutto l'impianto. Vediamo un po'. Sì, guarda che craft. Guarda, sta craftando i storage cluster. Guarda quanti ne deve craftare. No, non è possibile, è già finito il materiale sicuramente. Sta rimasto sicuramente già senza, vediamo un po'. E già ho finito i chip. No, no, vabbè. Ragazzi, questo craft penso che lo finirà minimo per domani pomeriggio. Ma minimo, ma minimo, proprio minimo. E che dire ragazzi adesso, una volta che abbiamo sistemato i nostri liquidi in Plantology, dobbiamo fare altri, come si chiamano con quelli, non mi ricordo, altri quantum field, altri ring ragazzi, perché dobbiamo, dov'è? Perché non c'è, perché non ho messo i craft? Ok, devo fare altri di questi ragazzi, perché adesso devo collegare anche la zona di là, devo collegare tutto, un mega collegamento ragazzi, i salinatori devo collegare, devo portare l'acqua ai salinatori, l'unico modo era col quantum ring, devo fare un quantum ring con il fluid export, una cosa assurda, diventerà assurdo questo impianto ragazzi, e c'è poco altro da fare. Ok ragazzi, io voglio vedere come crafta questo 16 milioni, mamma mia, manca la glowstone, no, non mi dico finito tutta la glowstone, un pezzetto ne è rimasto. Energy manipulator. Manipulator, servi, glowstone. Quanto è arrivato al quarzo ragazzi? 16k, con solo stack di diamanti? Not bad. Ok, ne metto un altro stack, vai, adesso fammi la glowstones, però devo metterli di importarla. Ok, very good, una cosa che posso buttare dentro oltre al, al diamante è il gold. Mettiamo due stack di oro che sarebbero come uno stack di diamante e facciamo tantissima glowstone, tantissima, infinita glowstone. Ok, e la glowstone l'ho messa qui però, sui filtri, oh no, questo non va bene. La glowstone voglio osservarla, voglio vedere quanta ne ho. Bene, è in aumento costante, very good, very nice. E qualcos'altro che non ho detto, good George, good job, e qualcos'altro non lo so. Ok ragazzi, fertilizer, questo fertilizer potrebbe essere utilizzabile, non lo so, ci devo provare. Interesting, molto interesting. E ragazzi, prima di chiudere, voglio fare una cosa che vi spoilererà un po'. Non vi assicuro niente, però guardate cosa faccio. No, si chiamava work. No, non era work, era table. Eccola. Non ha electrum ingot? Io non ho electrum ingot. Cosa? Stiamo scherziamo? Dammelo subito. Vai immediatamente, ok. Sapete cos'è questa ragazzi? Voi sapete cos'è questa? Eh? Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Io questa la mollo da qualche parte, tipo qui, tanto lo spazio c'è. Magari torcio pure, così si vede un po' di più. Oh. Ragazzi, vi lascio in sospeso con questa cosa che lascio qui. C'è chi lo sa cos'è, c'è chi non lo sa. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.